Che, Pablita, te digo que el baño de la pensión está bueno, ¿eh? Eso sí, tenía que cruzar el pasillo medio en terlipe, pero bueno. No sabés la duchita que me pegué. Me relajó un montón después de todo lo que pasó hoy con la pesada de Maritza. No puede ser, no puede ser. ¿Qué haces acá, nena? ¡Basta de seguirme! Vine a terminar la charla que empezamos. ¿Y me vas a escuchar sí o sí? Bueno, habla, dale, ¿qué querés? Tu papá no tiene que saber que estás con Paula. ¿Y por qué no? Bueno, eso no importa, pero le vamos a decir que nos vinimos juntos, que nos escapamos para acá, nosotros dos juntos. Paulita está totalmente de acuerdo y ya se fue. ¿Cómo? ¿Cómo que Paula se fue? ¿Cómo? Yo te mato, nena, te voy a matar. No, tengo que avisarla a Paula. No, en Molina no creo que vayas muy lejos. Igual, no te tapes por lo que hay que ver. No te hagas la graciosa, nena, ¿eh? Tómatela porque me voy a olvidar que sos mujer y te voy a poner una piña. Los únicos que nunca se equivocan son los que se quedan quietos y prefieren no arriesgarse. Yo elijo correr riesgos y avanzar siempre adelante, sin importarme cuántos errores cometa en el camino. Sé que cada equivocación me enseñará más que un millón de aciertos. Pablo, lo so che sei. Ehi, forza, corri! Apri la porta o la butto giù! Segui quello che ti dico! Ma non capisco! Non importa, dopo ti spiego. Apri! Apri! Pablo, con chi sei? Apri la porta! Ma che cosa fate? Siamo scappati. Siete scappati? Da cosa scappate? Da lei, dagli adulti e da tutta la società. Perché io e Pablo viviamo un grande amore. Spiegaglielo. L'hai sentita, no? Sì, l'ho sentita, ma non capisco. Mi potreste spiegare? Però è stata mia la colpa di tutto. Perché l'ho trascinato io in questa follia. Ma certo che è una follia, certo che è una follia. Ovvio che lo è. Pablo, ieri stavi con un'altra. Che succede? Me lo puoi spiegare? È proprio delicato quando parla di certe cose. No, non è una questione di delicatezza. Qui sta capitando qualcosa di molto grave. Se non le è chiaro, adesso vedrò di spiegarglielo. Bene, io e Pablo stavamo male. Eravamo distanti. E lui ha trovato in un'altra ragazza quello che io non riuscivo a dargli. Giusto, Pablo? Sì, più o meno, sì. Però io lo perdono, l'ho già perdonato. Bene, sì. Non mi importa, ne discuteremo durante il viaggio. Adesso venite con me tutti e due in elicottero a Buenos Aires. Su, andiamo, forza. Va bene, gli adulti hanno sempre ragione, quindi senti. Andiamo. Andiamo? Preparatevi e andiamo. Sì, sì. E vai. Bene, li abbiamo messi alle corde. Se Pilar prende la nera, vinciamo e festeggiamo tutta la notte. Sì, certo. Permesso? Dalla me. No, dalla no, me, la tiro è il mio io. Turno. Dalla è me. Il mio dammela, turno. Per favore. Sì, dammela, Pilar, dammela, forza. Dalla ragazzi, me. Non la prendete così. È un gioco, dai. Certo. Me la dai, per favore. Via. Dammela, per Nico, favore, Nico, Pilar. Devi aspettare il tuo turno. Esatto. Che succede? Paura che la tiri paura. Io? Paura, vuoi che ti ammazzi? Preparati ma a prenderla. Ma non per me. Ammazzare, eh? Smettetela. Fai sempre così, non ci stai a perdere. Per favore, dammela. Ho detto che non la darò a nessuno. Pilar, per favore, dalla me. Io sono molto facile. Fa come vuoi. Ma certo. Però guarda, vedi. Ah, Nicolas, non lasciami. Ci sei. Ho detto ma stai che puntando tiro la io. Nera. Lasciami fare. Stai puntando la nera, Pilar, non ti prego. Sto puntando la nera, vai. Un pochino più in là. Lasciami. Va bene, va bene. Istella. Buona fortuna, eh? Non gli dire lei così, dice tutto quello che vuole. Sta zitto. Oh, dai! Abbiamo vinto!
Gli hai regalato la partita! Perché l'hai fatto? Che hai in testa? Perdona! Gli hai regalato la partita! Perché mi hai fatto innervosire! Ti ho fatto cosa? Sì, è così! Basta, ti avevo detto dai, che ragazzi, dovevo tirare in! È vero, ragazzi, però era il mio turno, lo sai! Certe volte si vince, altre volte si perde! Appunto, lo so, dillo a questo nevrotico! Beh, Nico è così, diventa un po' nervoso quando perde! Nico, mi offri qualcosa da bere? Che vuoi, eh? Che vuoi? Non hai molta dignità, amico, sei acido e sei un cattivo perdente! Perdente? Dai. Non per ti nervosire. Si sfido uomo contro uomo. Che ma succede? Ti ho già battuto, hai paura? Mi dispiace, non vorrei umiliarti ancora, Nico. Dai, basta. Ascoltami. Quello che vince paga pegno. Va bene, allora mi preparerò a questo secondo trionfo. Forza, andiamo. Thomas, 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 Thomas. Guarda, chi te li manda, Feli, dai! Non lo so, non c'è l'indirizzo! Oh, che strano! Oh, ragazzo, sto impazzendo, di chi saranno? Di chi saranno? Possono essere di mille ragazzi diversi. Mm-hmm. E se sono del mio gusto? Dai, Feli, non dire assurdità, dai, su! No, sono sicura che sono di un ammiratore segreto! Ecco, adesso mi sento ancora più nervosa! Guarda, c'è un biglietto, eccolo! Dammelo! Dunque, vediamo. Carissima Feli, spero di cuore che tu ti rimetta presto, Blas. Oh, non è una cosa dolcissima. Avevo ragione, vedi? Questo tipo non mi convince. Ti rendi conto che è solo una tattica? Oh, non essere ingiusta. Dai, di Feli non gli importa un corno, Mia, per favore. Non essere ingiusta. Non gli dai un'opportunità? Mia! Vico ha ragione. Le grasse come me non importano a nessuno. No. No, no, no. No, Feli, aspetta, aspetta. Adesso diventerai un'altra, ok? Sì, iniziamo a trasformarti in una ragazza nuova. Ascolta, Feli. Da oggi diamo inizio al New Image Plane. E cos'è? Beh, quando avrò finito con te, ti giuro che riceverai 1000 mazzi di fiori. Sì, sì, però domani, va bene? Perché adesso ho sonno e vorrei restare da sola. Manuel, che fortuna, sei arrivato in tempo. Cominciamo. Già, sono andato da Franco e non c'era nessuno. Luca era uscito, mi ha detto che era libero. Vabbè, parliamo del piano. Ah, sì, certo. Dai, ho mandato un messaggio a Guido e a Tomas convocandoli nel locale caldaia. Quando il primo arriva, lo seguiamo e così scopriremo come si entra nel locale. Molto bene, molto bene. E così sapremo anche chi dei due è il tipo con il mantello. Sì, questa notte sveleremo il mistero. Sì, e finalmente sapremo anche dov'è. Come farai a saperlo se ti bendano gli occhi? Bene, io mi occuperò di Guido. No, di Guido se ne occuperà Nico e di Tomas mi occupo io. Tu resterai qui perché potrebbero seguirti. Bene, per favore avvisate l'elicottero che tra 10 minuti saremo là. Vieni, forza, vieni. Mi vuoi spiegare cosa sta succedendo? Perché io non capisco. Dopo ti spiego, quando non c'è tuo padre. Che cosa succede, Peppa? Mi sta facendo sì. Ragazzi, andiamo, all'eliporto è arrivato il nostro elicottero. Forza. Svelto, andiamo, Peppa? Mi perdoni, lei chi è? Io sono Peppa, l'assistente di Sonia Ray. Lei è venuta a prendere me, è una collega sua. Va bene, non so chi sia, ma andiamo, ci stanno aspettando, forza. Va bene, andiamo. Radunate le cose. Ma che c'è? Niente, niente, niente. Hai paura dell'elicottero, Peppa? Sì, un po'. Bene, come preferisce, se vuole può venire con noi. Comunque Pablo e Maritza vengono con me. Su, ci stanno aspettando, andiamo, andiamo. Paola si è sentita male all'uscita della pensione. Cosa? Dov'è? Dov'è? Di là, all'uscita dell'altro edificio, l'hanno portata lì. Non è possibile. Pablo, che succede? Dove va? Non lo so, credo a fare pipì, sì, Pablo. Sì, a fare pipì. Peppa combina guai, che cosa gli hai detto, eh? Io? Credo che se metto questa vincerò, giusto? Vai, sta zitto e gioca. Sì, sì. Forza. Oh. Dunque, dunque. Sta zitto e gioca. La cosa sta diventando facile. Forza. Ho vinto. Che è successo? Niente, sei stato solo fortunato. Solo fortunato? Se ne hai ancora due. Quale solo fortunato? Va bene, eh? È uguale, non mi importa. Tanto noi andiamo a festeggiare il doppio misto, il nostro grande trionfo. La festa dovrai rimandarla a domani. Perché? Perché oggi devi pagare pegno. Dai, pago domani, su, per favore. No, 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 no. Deve essere oggi. Va bene, d'accordo, d'accordo, dimmi tutto. Svelto, dai, dimmi. Lasciami, lasciami, Guido. Dai, perdonami. Devi scambiare il sapone in polvere della lavatrice con la farina. Tutto qui, hai finito, niente di più. Sì, questo. Questa è una scemenza, lo faccio in 2 minuti. Così poi andiamo a festeggiare. Ricordati di chiedere il permesso a tua zia, ok? Sì. Andiamo. F,
Ferdi, per favore, non è così importante. Sì, sì che è importante, perché la famiglia è la cosa più sacra che esista. Sì, esattamente, hai ragione, la famiglia è la cosa più sacra, anch'io la penso così. Perché allora continui a mentire sempre, scusa? Che succede, non vuoi che la conosca? No, non è questo, è che ascolta, vedi, in realtà... Ascolta, io non voglio che mi presenti come la tua fidanzata, non voglio metterti in questa situazione, vorrei solo conoscerla. Però dimmi una cosa, perché tanto interesse a conoscere la mia famiglia? Perché ho sempre desiderato conoscere dei nobili. Che c'è? Pensi che ti potrei mettere in imbarazzo, vero? No, 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 neanche per sogno, al contrario. E allora? Va bene, va bene. Domani stesso organizzerò un incontro con la mia famiglia, ok? Sì? Sì, sì. Oh, bene, grazie. Vado a scegliere che vestito mettermi. Va bene. Grazie. Ciao, ciao. Da dove la tiro fuori una famiglia per domani? Respira, che succede? E Tomas? Tomas si è ritirato, l'ho battuto ad una partita a biliardo impressionante. E così stasera dovrà pagare pegno. E perché sembri così tanto contento? Perché se lui paga pegno non può uscire con Luna. Non capisco. Ascolta, l'ho mandato nella lavanderia a pagare il suo pegno. Adesso io lo chiudo dentro ed esco io con Luna. No, no, non lo farei davvero. Certo, direi che non ho la chiave, ma non importa. In un film ho visto una volta che uno con un pezzo di cera... No, no, non dico per la chiave, lo dico per l'uscita. Non capisco. Nico, devi seguire Tomas tutto il giorno, quindi vai al locale Caldaia. No. Sì, niente no, era il piano. Va bene, facciamo una cosa. Vai, chiudilo dentro, però quando lo liberi lo segui tutto il tempo. Dobbiamo vedere che cosa combina. Va bene, ok. Ok? Sì, ok. Bene, Marcos mi ha dato il suo cellulare, così staremo in comunicazione tutto il tempo. Paola, Paola, amore mio, che ti è successo? Niente, niente, mi si è abbassata un po' la pressione, ma adesso sto bene. Ma perché sei fuggita così? Io amo solo te, però le cose si stanno complicando ogni giorno di più. No, Paolita, aspetta, non mi importa niente. Io non voglio separarmi da te, che tu piaccia o no a mio padre, io non mio, voglio. No, per favore, vai via prima che sia tardi, te ne prego, vai via. Non ci capisco niente, tardi per cosa? Che significa questo? Papà, non intrometterti, tu è la mia... Tu sta zitto, Pablo, ora parlo io. No, non c'è niente di cui parlare, io ho già chiuso con Pablo e non voglio vederlo ancora. Bugie, cosa dici? Non dargliela vinta, non deve intromettersi. Ascoltami attentamente, non voglio vederti più. No, no, calmati un attimo, Paolo, non sai quello che stai dicendo, non aspetta. Non sono mai stata così sicura, lasciami in pace. No, Paolo, ascolta. Lasciala andare, lasciala ascoltami, andare. Ascoltami, Paolo. Se vuole andare, lasciala fare. No, io non voglio invece che se ne vada. Invece sì, Pablo, sta zitto. Questa storia è finita, Pablo. Adesso tu vieni con me, forza. Allora tu, tutto bene? Tutto bene, tiro il carretto. E ascoltami, fai ancora teatro indipendente, insomma, quello che fai tu? Sì. Sì? Sì, sì, Guido, sì, ma certo. E sai una cosa? Cosa? Se io lasciassi il teatro, credo che sarebbe come morire. Sì. Per me il teatro è come la vita, capisci? Adesso sto vendendo hot dog, però per sopravvivere. No, certo. Perché la vocazione vera, quella che è la mia passione, la passione per il teatro, sì. Bene, sai, ho qualcosa per te. No, aspetta, sì. aspetta. Ascolta, non giocare sì. su questo, non giocare no, perché no, ti dico... Serio. Ascoltami, sul serio. Sul sì. serio? Per quale opera? Che personaggio? No, no, nessuna opera. Dovresti lavorare per me. Ah, va bene, però spiegami tutto perché allora, non capisco. Allora succede che mi sto frequentando sì. con una ragazza molto carina. Sì. È una ragazza di un certo sì. livello, capisci? Ed io per conquistarla le ho detto che la mia famiglia è della nobiltà. Capisci quello che le ho detto? Così fai per conquistare le ragazze? Che Tom Verde fa? Tu dovresti essere un conte spagnolo. 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 Cubano. Senti, ragazzo, non potrei no, essere no, cubano no, che no, mi riesce cubano, meglio. No, spagnolo. Devi essere spagnolo. Va bene, d'accordo. Tu lo desideri spagnolo e lo avrai spagnolo. Così si fa. Stai parlando con un professionista. Ancora una cosa. Necessito di altri attori perché questo conte avrebbe anche una famiglia. Bene, sì, io ti posso fornire tutti gli attori sì. che vuoi. Però sai, il fatto è che la recitazione ha un suo tranquillo, prezzo. Tranquillo, tranquillo. Ti pagherò a dovere. Bene, ti pagherò ragazzo, dove. Bene, allora descrivimi che personaggi ti servono e io te li fornisco. Principalmente mi serve una mamma, che sarà la moglie del conte, mi segui? Sì. Ascolta bene quello che ti sì, dico. Sì, sì, domattina sì. a mezzogiorno sì. io ti manderò un taxi sì. a casa tua. Sì. E andrai al ristorante dell'ippodromo, hai capito? Tutto a posto? Certo, è perfetto, molto bene. Bene. Puoi stare tranquillo, ok? Hai trovato bene. La persona più indicata. Ci vediamo, ciao. Ciao Guido.
Che ci fai qua giù? Niente, vengo a controllare che tu paghi pegno. Beh, non ce n'era bisogno. Ma già che ci sei, aiutami con questo. Tu sei fuori, io ti ho detto di farlo e ti devo anche aiutare. Beh, mi hai seguito? Adesso no, lavora, forza. Tienimelo lontano, che mi fa allergia, per favore. Mi fai ridere. Ma che stai facendo? Mi vuoi chiudere qua dentro? Sei matto? No. Ti ho detto che avrei pagato pegno e lo farò, stai tranquillo. È che non è per il pegno. È per Luna. Io non voglio che tu esca con lei, mi stai ascoltando? Tu sei malato. Va bene, forse è vero. Però non voglio che tu esca con lei, ok? Ah, adesso ho capito. Hai paura che io gli piaccia più di te? Che cosa stai dicendo? Tu che gli piaci più di me? Io lo so che lei mi ama. Spostalo, per favore. Oh, vieni, no! Prendi. Prendi questo. Anche questo. Ora vediamo se sarai ancora così sicuro. No! Pronto, chi parla? Nico. Nico. Nico, sto seguendo Guido. Che succede? Ci sono dei problemi, Manuel. Vieni ad aiutarmi. Che hai fatto? Thomas mi ha rinchiuso nella lavanderia e mi è venuto un attacco di allergia. Cosa? Hai capito bene, non posso uscire. E non riesco a respirare. Ok, sto arrivando, non ti preoccupare. Chi sono? Hilda. No. Gloria. No, neanche. E così confondi le mie mani con quelle di Hilda e di Gloria, eh? No, no, sono inconfondibili. Appena mi hai toccato ho capito, carito. Non potrei mai sbagliarmi. Sei così carino. Grazie per tutto quello che mi dici e per i fiori che hai regalato a Feli. Perché lo hai fatto, Blas? Perché per te è importante che le tue amiche mi accettino, non è così? Sei così dolce. Che ne pensi se uscissimo stasera? Una passeggiata. Non come il professore e l'alunna. Tutto quello che riguarda la scuola resta a scuola. Che mi rispondi, dai? Mi piacerebbe, però... Però Feli sta molto male. Ha litigato con la mamma e vuole rimanere dentro il collegio, così resterò con lei per distrarla, ok? Lo rimandiamo ad un altro giorno. Va bene? No, vabbè, non importa. Quando Mia vuole fare altro... Lo so che per quanto io sia dolce, tu non mi puoi amare. Va bene però, non ti preoccupare. Vado in direzione. Ma guarda come sei, tutto pieno di sapone, hai fatto una porcheria e non mi starnutire addosso. È che ho rovinato tutto il piano, io avevo chiuso Thomas qui dentro e poi l'ho perso. Sì, anch'io ho perso Guido. Tutto rovinato, siamo perduti. Ma no, se ci sbrighiamo possiamo fare qualcosa, tranquillizzati, ok? E cerca di controllarti. Andiamo. Stavolta non ci scappa. Per fortuna adesso Peppa sta bene. Però l'avete vista anche voi. Era bianca come un pezzo di carta. L'elicottero non sta è per chiunque. Sta zitta un secondo, Maritza, sei una macchinetta. Per fortuna che parla Maritza, Pablo. Da quando siamo usciti da Rosario non ne hai aperto bocca. Se non ho aperto bocca è perché penso che non ti rivolgerò mai più la parola. Pablo, vieni subito qui. No, lo lasci. Pablo, vieni. Domani, domani niente, domani mi ascolterà passerà. Adesso. Pablo. Tranquillo. Pablo, vieni qui. Non te lo permetterò, Pablo. Non mi permetterai cosa, eh? Sono io che non permetterò a te di maneggiare la mia vita come se fossi un burattino. Paola è la ragazza che io ho scelto. E appena ti volterai, andrò a cercarla e non mi Pablo, vedrai mai... Pablo, non puoi rovinarti la vita per quella sgualdrina. Cosa dici? Basta, cosa Pablo, dici? Pablo, per favore... Non ti azzardare a chiamarla così perché tu non la conosco... La conosco molto più di quanto immagini, Pablo. Cosa stai dicendo? Forse credi di averla conquistata senza nessun aiuto? Non mentire, non mentire! Vuoi che ti racconti?
Vuoi sapere quanto mi ha chiesto per stare con te? Non ti credo, no. Non parlare più, perché non ti credo. Pablo, per favore, non sono mai stato più... Sei un pazzo bugiardo! Pablo, stai tentando di imbrogliare Paola, però non ci riuscirai! Non ci riuscirai! Sono tuo padre, Pablo. E per quanto questo ti ferisca, lo faccio per il tuo bene. Ascoltami, figliolo. Non ragazza... parlare più! Non ascoltami, dire altro! Pablo, non ti voglio ascoltare! Pablo, non parlare più! Vieni! Sergio, lo lasci! Fammi lo passare. Lasci! Questa è una cosa fra padre e figlio, è chiaro? Non può aspettare fino a domani per continuare a ferirlo così! Eccolo lì. Certo, l'ho visto. È la terza volta che passa di qui. Per me crede di averci seminato. Sì, non ci ha neanche notato. Dai, forza, prendiamolo. No, no. Continuiamo a seguirlo. Andiamo a vedere se va al locale caldaia e assicuriamoci che sia lui il tipo che cerchiamo. Attento! No. Eccola qui, è l'allergia. Cerca di controllarla. Ok. Per favore. Sì, è tutto sotto controllo. No! Andiamo! Ti ammazzo, tu hai la tua allergia! Non posso trattenermi! Andiamo dietro l'angolo, dai, forza! Andiamo, andiamo, andiamo! C'è scappato un'altra volta! No, no, sono sicuro che ha aperto una di queste due porte. Facciamo una cosa, tiriamo una moneta e la porta che esce è quella in cui entreremo. No, non essere istintivo. Tu ti metti davanti a questa e io davanti all'altra. Il primo che lo incontra lancia un grido. Ok. Ok. Bene, allora... Hai paura per caso? Io qua. Bene, contiamo fino a 10 ed entriamo. Ok, io conto. 1, 2, 10. So che sei qui. Non ti nascondere più. Ti ho visto entrare. Siamo 14. Adesso non riuscirai a scappare. Sono finiti i tuoi giorni alla loggia. Esci. È finita. Sei finito. Ti posso aiutare? Questa è la cosa migliore da fare. Non ho mai avuto storie, io sono vergine. Ah, sei meraviglioso! Che bello, grazie! Come stai? Non puoi lasciare tutto per lei, Pablo. Paola è la cosa migliore che mi sia capitata. Con lei ho scoperto l'amore, quello vero. Però è un'idiozia quella che stai facendo. Non te ne puoi andare correndo come se fossi un bambino spaventato. Digli dove hai incontrato Sergio Bustamante. No. Io non ho mai passato la notte con uno come te. Quindi mi giocherò tutto per i sentimenti. Ovvio, sicuramente mi capisci, perché non hai mai provato niente. Immaginavo che tu fossi qui. Ti serve qualcosa?
Tu sapevi tutto? No, non sapevo tutto. Perché non me l'hai detto? Io volevo dirtelo, però... però tu non mi ascoltavi. Vattene. Vattene, lasciami solo. Maritza, per favore, non dire a nessuno che sono qui. Nico! Che è successo? Nico! Che è successo, Nico? Che ti prende, Nico? Io ti distruggo! Stai bene, stai bene! Mi fa male la spalla! Poteva andarti anche peggio, poteva cavarti un occhio! Che ci fai qui? Vai a cercarlo! Troppo tardi, è scappato, non importa. Come ti senti? Mi fa male. Pronto? Attilio! Attilio, va tutto bene, no? Sì, sì, tutto ok, però abbiamo un piccolo inconveniente, sai. Che succede ora? L'attrice, quella che doveva essere la madre, ha disdetto all'ultimo momento. Dimmi, è proprio necessaria? Ovvio, ovvio che è necessaria. Ci deve essere tutta la famiglia riunita. Ascoltami, io qui non posso fare niente dalla scuola, quindi devi sistemare tutto tu. Come farai non lo so. Devi fare quello che sai tu. Non vedrai un centesimo se non sistemi tutto. Ascoltami, a mezzogiorno ti mando l'auto. Perfetto, ciao. Con chi parlavi? Con papà. Parlavo con papà. E gli hai detto che vorrei conoscerlo? Sì. Sì? E gliel'ho detto. E siccome oggi mangeremo all'ippodromo, io gli ho detto che vado con una mia amica. Sul serio? Sì, sul serio. Grazie, sei un angelo. Bene, vado a farmi bella per la tua famiglia. Vai. Grazie. Andiamo, svegliati, dormigliona. Ai. Voglio continuare a dormire, ragazze, per favore. No, 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 apri gli occhi che abbiamo una sorpresina per te. Sì, dai. Guarda. Qui. Cos'è questo? La piramide nutrizionale, così l'avrai sempre presente. E abbiamo anche preparato un'ottima colazione light apposta per te. Tè con dolcificante e gallette di crusca. Buono, assaggialo. Buonissimo. Non ti ispira tanto, vero? No, no, sì, mi piace. Il fatto è che vorrei continuare a dormire, se non vi dispiace. Grazie. Ma... avanti! È proibito l'ingresso agli animali nella mia camera, tesoro. Sei vaccinato contro la rabbia e il parvovirus? Come stai, Feli? Bene. Io me ne vado. Mia, aspettami, per favore. Che ti prende? Niente, mi sono appena svegliata. Che ti prende? Augusto è tornato con la ex e si sposeranno alla fine dell'anno. Non soffrire per certa gente non ne vale la pena. Te lo dico per esperienza. Sì, però non posso evitarlo, è molto difficile. Cosa sono queste? Le ragazze hanno ideato un piano perché smetta di essere una balena e possibilmente mi converta perlomeno in una vacca. Perché sei così dura con te stessa? È una stupidaggine quella che hai appena detto. Perdonami se te lo dico, ma è così. No. No, Manuel, non è una stupidaggine. A me nessuno mi vuole, sai? E sai perché? Perché sono orribile. Almeno se dimagrisco, non so, al massimo posso sperare che almeno un ragazzo mi voglia. Feli, non dire cavolate. Primo, non sei orribile. E secondo, vale di più quello che si ha dentro, quello che si sente. E se nessun ragazzo può vederlo, allora è perché non ti merita. Feli, tu sei affascinante, sei carina, sei dolce, sei buona. E ancora più importante, sei autentica. Una cosa difficile da trovare qui dentro. Grazie. No, grazie a te. Di cosa?
Sei stata l'unica che mi ha dato tanto amore. Tu hai molto da dare. Sai dare amore, comprensione. Se tutto il mondo fosse così, immagina un mondo pieno di Feli che danno, amano. Un mondo di Feli. Magari così potremmo salvarci, no? Sai cosa penso? È che è molto difficile vivere in un collegio dove tutte le ragazze sono snelle e affascinanti. Cioè, mi aiuta quello che dici, però è ugualmente dura. Sì, certo, ti capisco. E se vuoi dimagrire, bene. Avanti, io ti appoggio. Però non farlo per piacere a qualcuno o per essere carina come le altre. Fallo per te. Se questo ti fa sentire bene, fallo per te, io ti appoggio. Però tieni sempre ben presente quello di cui hai bisogno tu. Grazie, Manuel. Stai meglio? Molto meglio. Bene. Allora vieni a fare colazione con me, non mi puoi dire di no. Ecco. Bene, molto bene. Ti rubo una galletta. Va bene. Ti aspetto di sotto. Mi cambio e arrivo. Tranquilla. Già finito? Sì. Credo che il mio discorso sia stato molto più efficace di quegli stupidi cartelli che le hai messo. Ah, sì? Sì. Perché Feli si è alzata dal letto e verrà a fare colazione con me. Tu puoi attendere qui, vederla scendere e dire se è ben vestita o no. Pablo, basta! Se sai che non reggi l'alcol, perché lo fai? Guarda come ti sei ridotto. Guarda, dammi la bottiglia, Pablo! Paolita, tesorino, sei qui. Dimmi... Lascia questa bottiglia. Dimmi quando mi hai detto che mi amavi. Era vero? Dimmelo. Sì, Pablo, sì, era vero. Sì, dammi un bacio, Paolita. Bevendo secondo se estuyo mi mundo, nena tu infancia es eterna. E così, ah! E allora l'ho lasciato scappare per aiutare Nico. E perché non l'hai seguito? E lasciarti solo. Mi dispiace soltanto che ci è sfuggito. L'unica cosa che sappiamo è che tipo di scarpe indossa. Beh, è già qualcosa. Bene, state zitti, per favore, sì. E tienimelo. Sì, sì. Ah, eccolo. Con Maurizio? Sì, con Maurizio. Pronto? Maurizio, sono Nico. Come stai? Ti chiamavo per quelli della band. Ascoltami, ti torna bene che siano tre, eh? Ok. Bene, glielo dico. Bene, ci sentiamo presto, ciao. Chi ha detto? Che preferisce che siano quattro, però non mi ha detto no se sono tre. No, non ci voleva. Stasera il pub è riservato per una festa privata, una cosa e del genere. E quando giochiamo? Quindi domani. Potresti avvisare Maritza e Mia, per favore? Sì, perché sì. Io non ci riesco, guarda come sto. Non ti preoccupare. Grazie. Mi faresti un favore in più, Manuel, per favore? Di a Luna che venga a farmi un massaggino. Che tipo appiccicoso che sei. Sì, glielo dico. Dobbiamo fare qualcosa per distrarre Feli. Certo, vediamo che dice il New Image Plan di questo. Niente, è solo per l'aspetto fisico. Il problema è che non so che cosa fare con l'anima. E se la portassimo a vedere la band? Ci stavo pensando anch'io, però la band suona la sera. Che facciamo fino a quell'ora? Hai ragione, non lo so. La convinciamo ad andare a passeggiare, ma dove? Il problema è già convincerla ad uscire dal collegio. Pronto, papino? Ciao, amore mio. Ascolta, preparati che tra un secondo sono lì. Perché? Pensavo di fare qualcosa. Tu, Mercedes ed io potremmo andare a pranzo. Aiuto, ci sono problemi. Aiuto. Che succede? Non credo che sia una gran bella idea, papà. E sbagli, tesoro. Pensavamo con Mercedes che tu tra qualche mese compirai 15 anni. E Mercedes ti vorrebbe aiutare con l'organizzazione della festa. È un modo per avvicinarvi. Sì, però ora non sono molto interessata, papà.
Perché? Perché ho già un impegno. Che impegno? Pronto? Non sento niente. Oh, non c'è segnale, papà. Mia. Oh, sta per cadere la linea, sta cadendo la linea. Cade la linea, cade. Hai attaccato? Sì. Che cosa fai? Non lo so. Mio padre non si fermerà, continuerà a chiamare, capisci? E tu che cosa gli dirai? Qualcosa per non andare, il problema è che non so cosa. Ti immagini, io che esco con la vecchia vipera, voglio morire. Sì, ti capisco perfettamente. E in più, quella stupida vuole organizzare la mia festa di compleanno. È lui. Pronto? Sì, ti sento meglio, papà, ti sento meglio. Sì, è caduta la linea, amore. Mi puoi spiegare che impegno avresti? Feli si sente male, sì, perché ha litigato con la mamma e quindi non vuole andare a casa. Così io resterò qui con lei, sì, perlomeno la distraggo un po'. Andremo a fare spese. E va bene. Va bene, mia, come vuoi. Ciao. Bene, un bacio, papà, ciao, Devo crearmi un piano perfetto nel caso mio padre cambi idea. Hai ragione. Non mi viene in mente niente. Che facciamo? No, neanche a me. La prima cosa da fare è convincere Feli ad uscire. La prima cosa. Tu non dovevi uscire con Blas? No, l'ho rifiutato e non credo che voglia invitarmi. L'importante adesso è Feli. Ha bisogno di me, capisci? Sì. Feli! Amica mia, vieni. Ti devi cambiare perché adesso andiamo a fare un po' di shopping. Sì, a comprare vestiti. E a bere qualcosa e andiamo dal parrucchiere. No, se io entro in una caffetteria, sapete come sono fatta? Esagero con il menù. Preferisco fare quello che devo fare. Perché? Cosa devi fare? Qualcosa che mi cambi la vita. Grazie a Manuel, mi si è aperto un mondo e voglio cambiare. È ovvio che ora lo racconterai alle tue amichette, vero? Adesso è l'ora del mio pranzo. Non posso raccontarvelo. Con permesso. Di sicuro Manuela è invitata ad uscire. Ma adesso andrò da lei e mi farò dare delle informazioni. Dai, vai. Ti senti meglio? Paolita, ti amo, Paolita. Bene. Paolita. Dormi, io sono qui, dormi. Famiglia Bustamante? È strano che Nico sia sparito così. Sì, è davvero strano, perché il sabato stiamo insieme di solito. Senti, Luna, mi costa tanto dirtelo, però per me da stamattina sta con la fidanzata. Tu dici? Sì. Ciao, ragazze, come andiamo? Thomas, che fai? Luna, scusami se ieri non sono venuto, è capitata una cosa che mi ha complicato un po' tutto. Però è ancora valido l'invito? Sì, Luna me lo stava raccontando giusto adesso. Che coincidenza, che cosa farete? Non lo so, io pensavo di andare a mangiare e poi al cinema, che te ne pare? Beh, c'è un centro commerciale qui vicino molto bello, con un ottimo cinema. Sì, lo conosco, è bellissimo. L'andata? Ti va? Bene, allora faccio la doccia e ti passo. Dai, vai ora. Ciao, a presto. Fatti bella, ok? Ciao, ragazze. Pilar, non so se faccio bene. Ovvio che fai bene, Luna. Vieni, andiamo, basta, andiamo a farti bella. Ora ti cambierai e sarà la serata migliore della tua vita. Belen, non hai visto Luna? Sì, era qui, però se n'è andata. Non me lo dire, uffa. Dovevo spiegarle... Belen, per caso hai visto Feli? Calma, che succede? Ho la faccia di un centro informazioni. Scusa. Nico ha parlato con Maurizio. Ha detto che lo show di oggi è rimandato a domani sera. Ok. Stai uscendo? Che ti importa? Non lo chiedo per te. Lo chiedevo per sapere se uscirai con Feli, niente di più. Signorina Colucci, possiamo parlare un minuto? Sì. Stai andando a casa? No. Bene, vorrei invitarti ad uscire, però non sopporterei due rifiuti. Ritenta. E magari
questa volta ti dico di sì. Pilar! Che c'è? Scusami, hai visto Luna? No, non l'ho vista, né la vedrai tu. Perché? Perché Luna è uscita con Thomas. Cosa? Beh sì, sono al centro commerciale a vedere un film, a cenare. Ah. Ciao, Nico. Quello scimmione troglodita mi dà sui nervi, non mi ha risposto! Perché non uscirà con Manuel? Quando te ne sei andata, Feli è tornata e mi ha confessato che uscirà da sola. Non so, non vuole che l'accompagniamo. Che strano, però non ti ha detto dove andava. No, non me l'ha detto. Dai, accompagniamola. Sul serio, ho paura che esca con mio fratello e finisca peggio. Davvero, dai, andiamo. Cerchiamola, forza! Che succede? È che mi sono organizzata per uscire con Blas. Ma Feli è molto più importante di questo tipo. Mia, per favore, va da lui e digli che non ci puoi uscire. No, non posso dirgli di no. L'ho già rifiutato e la cosa non gli piacerà. Feli sta male. Sì, sì, hai ragione. Sono una pessima amica. Dai, andiamo. Ascolta, però... Che c'è? Tutto bene, vai con Blas. Io mi occupo di Feli, tranquilla. Sul serio? Sì. Sei un angelo, Vico, sei un angelo! Però come farai ad andare con lei se non vuole essere accompagnata? Infatti non la accompagnerò, io la seguirò. Oh no, no, non è possibile, sei un genio! Bene, vado prima che mi scappi. Aspetta, aspetta, porta il cellulare, così okay. Per qualsiasi cosa ciao. Mi chiami. Ciao. Ho insistito tanto per conoscere la tua famiglia, adesso sono troppo nervosa. Amore mio, come sei sto? Davvero bene? Splendida, stai tranquilla. Sicuramente saranno tutti felici di conoscerti, vedrai. Sì, bene, entriamo. Beh, no, no, io devo verificare che siano arrivati, ok? Ah, va bene, certo, vai a vedere, io vado in bagno. Vai in bagno. Sì, ciao, ciao. Ciao, dove... Che ti sei messo? Da cosa ti sei travestito, amico? No, senti, non essere ironico, perché mi sono rotto la schiena studiando tutta la notte. Questo è l'abbigliamento appropriato per la nobiltà spagnola e questo è il modo di salutarmi, guarda. Però per Vinci, figlio mio, hai tardato troppo ad arrivare. Io ardevo dal desiderio di conoscere la dolce fanciulla che ha rubato il tuo cuore. Ma guarda che carina! Permetti che questo aristocratico ora stai ti baci la mano? Basta, devi sembrare aristocratico, non fare il pagliaccio, che fai? Basta, mi baci basta, la mano, continui ad offendere, no. Guarda che faccio, io me ne vado. No, fai no, piano, vieni, che l'ho bisogno di noleggio! Va bene, ho capito. D'accordo, dobbiamo tenere la parte. Ascoltami una cosa, l'attrice che cosa? Doveva interpretare mia madre, l'hai trovata? L'hai richiesto, l'ho trovata, esattamente. E ora qui. Viene qui, ed è la migliore, caro. Macchina. Proprio in quella, aspetta, eccola. Con la macchina che mi hai mandato, tranquillo. Salve. Benvenuta. Adesso dimmi una cosa, dove l'hai trovata? Come dove l'ho trovata? È una delle migliori, ragazzo. Salve. Mi puoi dire che cosa mi hai portato? Oi, oi. Più rispetto per tua madre, ragazzino. Feli qui. Che tipo strano quello. In realtà non c'è niente da fare. Ciao. Ciao. Come on.
¿Todo bien vos? Bien, bien. Escúchame. Sorry que no se la llenó, perdón. Me mandé a mi hermana acá. Adiós. Pero para mí es de la mañana temprano, esto es una novia. Nico. Si no te estuviera vos, estás caminando. Un choripán, pero eso sí, un chimichurri me da como acidez. Dame un tacho de pintura mejor, que te lo adorno un poquitito, es un embole. Ponete el casco y subí a la máquina. No creí que iba a vivir para ver esto, Pablo. Mi propio hijo llorando como si fuera una mariquita. Teresita, ¿qué estás haciendo en este lugar? Lo que pasa es que encontré mi vocación. Y me voy a hacer monja. Si no fuera tu padre, en este mismo momento te molería a trompadas. ¿Y cómo va a ser? Va a ser en el lugar y de la forma que corresponda. Y te voy a demostrar que sos un perfecto imbécil. ¿Dónde y cuándo? En 20 minutos estate listo en el gimnasio. ¿Quieres sacarte la bronca, Pablo? ¡Pero vemos! ¡Pero Vanessa, por favor! ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! ¿Te volviste loca? ¡Para, nena, tranquilízate! ¡Te volviste loca, idiota! ¡Casi nos matás! ¡Bueno, tranquilízate! ¡Sacate el casco! ¡A ver, da la cara! ¡Bueno, da la cuando cara, te tranquilices! Sí, ¡para un poco! ¡Me tranquilices! ¡Dale! ¡Nico, no rompa más! No soy Nico.